Siccità verso l'allerta rossa. Pronti a chiedere lo stato di calamità naturale e chiesto il ragionamento dell'acqua ai comuni in difficoltà. Covid e dopo, mentre cambia l'obbligo della mascherina, a Torino si è discusso in un convegno europeo nei giorni scorsi dell'impatto sui giovani e sul lavoro. Ferrovie, più treni già da giugno, prevista poi per settembre 2023 la riapertura di alcune linee sospese. Fondazione Circo Vertigo diventa laurea triennale, riconosciuta in DAMS. Ne parliamo con il direttore della Fondazione, Paolo Stratta, nostro ospite a TG Piemonte. Bentornati a consueto appuntamento con l'informazione regionale di GRP Televisione. La Regione Piemonte è pronta a chiedere lo stato di calamità naturale per l'uso idropotabile dell'acqua. I dati sugli effetti della crisi climatica sono allarmanti e preoccupa il deficit della neve. Chiesto il ragionamento dell'acqua ai comuni in difficoltà, danni per il settore agricolo e tutta la filiera. Vediamo. Allarme siccità, ma anche allarme ozono non soltanto a Torino ma in tutto il Piemonte, dove è stato chiesto il razionamento dell'acqua in 100 comuni. I valori sono come quelli di 5 anni fa, ovvero come quelli del 2017, ma è anche vero che siamo soltanto a inizio stagione e intanto si stanno già registrando danni ingenti per l'agricoltura e per le imprese. E allarme siccità e allarme ozono e la crisi idrica peggiora di ora in ora. L'ultimo allarme arriva dall'autorità distrettuale del fiume Po, che segnala decine di comuni in Piemonte in difficoltà perché i serbatoi locali afferiscono a sorgenti che non ci sono più. Per 11 comuni si è reso necessario l'intervento di fornitura con autobotti. Sono Capri e Caluso, Rubiana, Rocca Canavese, Strambino, Romano Canavese, Mercenasco, Condove, Casal Borgone e Angrogna. Già nei giorni scorsi alcune società di gestione del servizio idrico, tra cui SMAT, avevano sollecitato la sospensione notturna dell'acqua in 100 comuni piemontesi. Se non dovesse piovere, il razionamento idrico sarà una delle ipotesi, ha confermato il direttore generale di ARPA Piemonte, Angelo Robotto. Siamo pronti a chiedere la settimana prossima lo stato di calamità naturale per l'uso idropotabile dell'acqua. La mancanza di neve, la scarsità di piogge, le temperature alte stanno creando seri problemi in maniera ormai diffusa in tutto il Piemonte. Lo sostiene l'assessore regionale all'ambiente Matteo Marnati. Continuiamo a monitorare la situazione passo dopo passo, ma siamo molto preoccupati. È probabile che fra qualche settimana si passi dal livello arancione di allerta a quello rosso, con gravi danni al settore agricolo e a serio rischio di problemi per approvvigionamento dell'acqua per uso idropotabile. Le scorte in montagna, aggiunge Marnati, sono destinate a esaurirsi presto. È necessario da parte di tutti fare un uso molto parsimonioso dell'acqua. La situazione critica non va sottovalutata. Nei giorni scorsi il gestore del servizio idrico integrato ha richiesto a circa 80 sindaci della città metropolitana di emettere ordinanze sul razionamento dell'acqua potabile per usi non potabili, irrigazione dei giardini, piscina, lavaggio delle auto. Così anche il sindaco di Torino, Stefano Lorusso, sul tema della siccità. E i dati sugli effetti della crisi climatica sono sconfortanti. Il trend delle temperature massime negli ultimi 64 anni ha segnato un aumento di 2,4 gradi centigradi. L'ondata di calore in corso, arrivata dopo un mese di maggio tra i più caldi degli ultimi 60 anni, si associa a 111 giorni senza pioggia tra dicembre e marzo, uno dei periodi più lunghi mai osservati in Piemonte. Preoccupa anche il deficit del 65% della neve, la riserva è già esaurita, la situazione è simile a quella raggiunta a fine estate 2017, con la differenza che questa volta siamo appena a inizio stagione. E intanto è stato lanciato anche l'allarme ozono, l'inquinante che si forma quando l'intensa radiazione solare reagisce con inquinanti già presenti nell'aria. Siamo a livello di allerta 1 su una scala di 3, ma arriveremo al valore arancione 2, sottolinea l'ARPA. Come prevedibile, danni ingenti per l'agricoltura. Confagricoltura ha chiesto alla Regione di attivare la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale. La situazione è di una criticità estrema per le foraggere, orzo e grano. Molto critica anche la situazione per quanto riguarda le risaie. In Piemonte, tra inverno e primavera, si è registrato un periodo record senza piogge di 111 giorni, il secondo più lungo negli ultimi 65 anni.
Soddisfazione da parte di Confesercenti e delle altre sigle degli esercenti della GDO, la grande distribuzione organizzata per il risultato della giornata di protesta legata ai buoni pasto. 7 esercenti su 10 non li hanno accettati. La categoria chiede una riforma del sistema che regola i ticket. Stop alle mascherine sugli aerei, mentre restano obbligatorie sui mezzi pubblici fino a settembre. Addio anche al cinema, al teatro e negli eventi sportivi al chiuso, dove saranno però raccomandate, così come non saranno obbligatorie ma raccomandate, ai prossimi esami di maturità. Prorogato al 30 settembre anche l'obbligo nella sanità e nelle RSA. Lo prevede il decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri e che andrà in gazzetta nei prossimi giorni. Nel frattempo il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza ponte identica alle disposizioni del CDM per consentirne l'immediata vigenza. A Torino il convegno internazionale dal titolo Covid-19 e dopo organizzato dalla cooperativa sociale Mirafiori nell'ambito dell'associazione internazionale Metis Europe. Si è discusso dell'impatto della pandemia sui giovani e su chi lavora in ambito socio-sanitario. Sentiamo. Covid-19 e dopo l'impatto della pandemia sui giovani, sui professionisti della cura e sul comparto sociosanitario. Analisi, dibattito e confronto a livello europeo organizzato dalla cooperativa sociale Mirafiori nell'ambito dell'associazione internazionale Metis Europe di cui fa parte. Luca Cordaro, vicepresidente associazione Metis Europe e cooperativa Mirafiori. Covid-19 e dopo quale impatto? Allora, oggi abbiamo tenuto questo convegno. L'associazione Metis Europe è un'associazione transnazionale che riunisce operatori e organizzazioni che si occupano di salute mentale dei giovani in Francia, in Belgio, in Svizzera, in Italia. Abbiamo deciso di, dopo un po' di un anno di gestazione, di riuscire a creare questo evento a Torino, per discutere, appunto, confrontarci sulle diverse, sugli impatti che ha avuto la pandemia anche nell'ambito di diversi paesi, cercando di capire quali sono state le similitudini, ma soprattutto quali sono state le conseguenze e le possibili risposte all'impatto che questa pandemia ha avuto, non solo sui giovani,
sugli operatori sociosanitari che hanno affrontato in prima linea questa situazione, e non solo degli infermieri, ma io parlo, per quanto ci riguarda, degli educatori professionali che si sono dovuti occupare di ragazzi in difficoltà, ma anche poi sull'intero comparto di questo nostro del sistema di protezione sociale e sanitaria, che è stato messo fortemente in crisi da una pandemia che in realtà ha in qualche modo svelato una fragilità preesistente che la pandemia ha messo a nudo in tutte le sue sfaccettature e tutte le sue criticità. Infatti, quali sono state le principali conseguenze, l'impatto? L'impatto è stato una cosa che ci viene subito da dire, è come la pandemia ha avvicinato tantissimo le persone che di solito gli educatori seguivano in difficoltà con gli stessi educatori che anche loro a loro volta hanno vissuto le medesime difficoltà, criticità, problematicità, e quindi questo ha reso molto più difficile il loro lavoro, perché dovendosi confrontare con difficoltà già proprie in un contesto di persone fragili, e quindi questo ha creato una sorta di burnout, diciamo noi nel nostro gergo, comunque vuol dire una sorta di frustrazione e di difficoltà a proseguire il lavoro. Siamo molto preoccupati perché questa pandemia ha anche aumentato il numero di operatori che hanno deciso di smettere di fare questa professione, sia per le difficoltà, sia anche perché i riconoscimenti economici sono ancora notevolmente bassi, e quindi siamo un movimento, il nostro, che sta affrontando un'ulteriore difficoltà, quella del personale che è sempre più in difficoltà a affrontare questo lavoro, e soprattutto a trovare personale disposto ancora a lavorare in questo ambito. Andiamo adesso a vedere la situazione Covid nella nostra regione. I nuovi casi positivi sono 2.397 e 6 nuove vittime nelle ultime ore. Nessun nuovo ricovero in terapia intensiva, dove sono 9 ricoverati in totale, ma 6 in più negli altri reparti ordinari, per un totale di 220. In Piemonte i nuovi treni e chilometri, Piemonte, nuovi treni e chilometri invariati. Nuovo servizio regionale già da giugno con i treni del mare, mentre da settembre 2023 è prevista la riapertura di alcune delle linee sospese. Servizi più capillari e mantenimento della quantità di chilometri operati. Lo prevede il nuovo contratto di servizio ferroviario regionale che sarà sottoscritto con Trenitalia nelle prossime settimane. Lo sforzo economico della regione si è concretizzato nell'impegno aggiuntivo di 200 milioni di euro per i prossimi 10 anni per salvaguardare i servizi esistenti in modo che non vengano operati tagli per pure ragioni economiche. Importanti le novità sui servizi. Da settembre verranno introdotti 4 nuovi treni diretti Biella-Torino dal lunedì al venerdì e 2 treni Assi-Milano sempre dal lunedì al venerdì. Oltre a questi, dal 18 giugno si aggiungono 4 nuove corse, 2 il sabato e 2 la domenica del treno mare tra il Piemonte e Emilia-Romagna, e dal mese di luglio il raddoppio delle corse quotidiane tra Cuneo e Ventimiglia, con altri 2 treni al mattino e 2 al pomeriggio. Prevista nel settembre 2023 la riapertura di 2 delle linee sospese nel 2012, la Casale Mortara e la Asti Alba, già definita la possibilità tecnico-economica di riattivare anche la Novara Varallo. Su 13 linee sospese a causa delle mancate coperture economiche è stata predisposta dalla Regione una mappatura delle necessità di mobilità locale e dello stato di salute dell'infrastruttura e inizia ora ad aprire le prime linee. Il nuovo contratto prevede anche una stima dei costi per la riattivazione del servizio di tutte le tratte sospese. L'impegno è ora di provare a reperire ulteriori disponibilità economiche per pianificare altre riaperture. In arrivo infine 24 nuovi elettrotreni POP e 9 nuovi elettrotreni ROC in servizio dal 2023. L'hashtag Pride and Love è un bacio appassionato tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente russo Putin. Si presentano così i manifesti dell'artista torinese Banksy, comparsi in alcuni punti del centro di Torino. Il messaggio è un auspicio di pacificazione.
Aido, in collaborazione con l'azienda ospedaliera di Alessandria, propone il sostegno psicologico alle famiglie dei donatori d'organo e ai familiari che non hanno dato il consenso al prelievo degli organi di pazienti idonei. Da settembre aprirà la stanza di Nicholas Green in ricordo del bimbo statunitense di 7 anni, ucciso nel 1994 mentre si recava in vacanze in Sicilia. I suoi genitori, Reginald e Margaret, decisero di donare i suoi organi, contribuendo a salvare altre vite e a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana sul tema della donazione. Nadia Biancato, che cos'è la stanza di Nicholas? La stanza di Nicholas è una risposta all'esigenza di tante persone di avere un supporto psicologico, un supporto per l'elaborazione del lutto dopo la donazione organi o forse dopo il non aver dato il consenso alla donazione organi. Quindi un momento difficile. La donazione organi avviene improvvisamente nella vita di una persona. Quella persona potrebbe non aver dato il suo consenso alla donazione organi, ma essere un donatore, un potenziale donatore. E allora quel consenso lo deve dare la famiglia. Pensate la difficoltà di quel momento, un lutto improvviso e una decisione così importante. Nel 60% dei casi quella risposta è no. Ecco perché abbiamo deciso di dare questo supporto non soltanto a coloro che hanno detto sì alla donazione, ma anche a coloro che si sono opposti. Come lo faremo? In questa stanza protetta, in questo luogo del cuore, che naturalmente è riservato perché vogliamo mantenere la privacy di queste persone, in primis saranno i volontari AIDO a mettersi a disposizione, anche soltanto per dare una spalla su cui appoggiarsi, perché queste persone non sono malate, quindi non è detto che abbiano bisogno di un supporto psicologico. Se poi invece il supporto serve, allora saranno nostri psicologi sostenuti da AIDO, in modo particolare la dottoressa Poggio e la dottoressa Paiuzzi, che già si sono rese disponibili, al di fuori del sistema ospedaliero, perché ripeto, non stiamo parlando di malati. E loro le prenderanno in carico per un periodo di 6 mesi. Al termine di questo periodo, se ancora ci saranno delle situazioni irrisolte, perché ognuno ha i suoi tempi per elaborare il lutto, allora ci appoggeremo a un'associazione con la quale collaboriamo, stare bene insieme, e quindi veramente si avvierà un lavoro di equipe. Partiamo sperimentalmente a settembre, dopodiché, se tutto procederà, avvieremo questa collaborazione anche con l'ASL. E poi, dati i risultati, si procederà presso l'ospedale di Asti, grazie alla nostra sezione di Asti, e via via, forse al Piemonte, forse all'Italia. Quindi siamo veramente orgogliosi che questo progetto parta da qua, dove veramente nei volontari c'è un grande cuore. E infine lo sport, il calcio. Le prossime settimane saranno fondamentali per il mercato della Juve. Oltre a Pogba e Di Maria, la società sta tentando il doppio colpo a Koulibaly-Zaniolo. Sentiamo. Il mese di luglio sarà fondamentale per il mercato della Juventus. Oltre a Paul Pogba, affare da ritenersi ormai concluso, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, i bianconeri proveranno a realizzare due colpi in entrata. Si tratta di Koulibaly in scadenza col Napoli e Nicolò Zaniolo della Roma, che andrebbero ad aggiungersi al centrocampista francese, acquisto quest'ultimo a parametro zero. Per arrivare ai due giocatori però la Juventus deve vendere e fare dunque cassa cedendo alcuni giocatori. I nomi di Ramsey, Arthur e Moise Kean sarebbero i più gettonati per l'addio al club. E intanto continuano i contatti tra i dirigenti della Juventus e lo staff di Angel Di Maria. Cherubini arriva bene, hanno preparato l'offerta di contratto ufficiale per l'esterno d'attacco classe 1988 della nazionale argentina in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. La Juventus offrirebbe un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione per 2 anni per sfruttare il decreto crescita. Il giocatore invece preferirebbe firmare solo per 1 anno e terminare poi la stagione in Argentina. Se non si dovesse raggiungere l'accordo per un biennale, la Juventus potrebbe proporre un annuale da 5 milioni di euro. Il problema però sono le sirene catalane del Barcellona, destinazione gradita anche alla famiglia dell'attaccante argentino. I contatti continuano. Mancano 18 giorni all'inizio della stagione 2022-2023 del Torino. L'allenatore granata Ivan Juric ha infatti cambiato date e programmi rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi e ha deciso di riprendere gli allenamenti il 4 luglio. Confermate invece le due località austriache per la preparazione pre-campionato. Alessandro Costa ci illustra date e luoghi definitivi della lunga estate granata. Sentiamo. Il Torino ha reso note le date della preparazione estiva per la stagione agonistica 2022-2023. C'è qualche novità rispetto al programma iniziale. Il raduno è fissato per lunedì
4 luglio al Philadelphia. Lì si svolgeranno i primi esercizi di messa in moto dopo le vacanze estive. Ma la squadra ovviamente non sarà al completo, perché qualche giocatore sarà già andato via, ma i nuovi acquisti arriveranno alla spicciolata durante l'estate. I rientri dei prestiti e qualche giovane della primavera completeranno l'organico di questa fase. A Torino e Granata stanno circa una settimana, è molto probabile che qualche giorno il Philadelphia sarà aperto ai tifosi, anche perché dall'11 luglio i Granata si alleneranno all'estero. Le due locate austriche sono confermate, ma in mezzo a due soggiorni non si tornerà a Torino né si giocherà l'amichevole contro il Liverpool ad Anfield Road. Dunque si sarà in Austria, a Bad Leonfelden, località vicina al confine con la Repubblica Ceca, dall'11 al 22 luglio, poi direttamente a Feitring nel Nord Tirolo. Soprattutto in questa seconda fase a Feitring si disputeranno alcune amichevoli. Quasi certamente i Granata affronteranno l'Eintracht Francoforte, fresco vincitore dell'ultima Europa League. I teutonici infatti svolgeranno il ritiro nei dintorni e dunque l'amichevole si disputerà anche per motivi logistici. Poi a fine luglio si torna a Torino, il primo impegno ufficiale intorno al 6-7 agosto in Coppa Italia, verosimilmente contro Lecce o Cittadella. Poi dal 13 agosto si fa sul serio, inizia il campionato. Si conclude questa parte del TG, ora il meteo, dopo il nostro ospite Paolo Strata, direttore Fondazione Circo Vertigo, per parlare del loro corso di formazione che ora equivale a una laurea triennale. A seguire torna la rubrica Il Gastronomo del direttore Danilo Poggio. Restate con noi. Nasce a Torino il primo corso di laurea triennale in circo contemporaneo d'Italia grazie al lavoro ventennale di Circo Vertigo. Il percorso professionale maturato a partire dal corso di formazione professionale per artista di circo contemporaneo della Fondazione, diretta da Paolo Stratta e presieduta da Paolo Verri, ha infatti ricevuto l'equipollenza laurea triennale in DAMS da parte della commissione interministeriale. Dunque è un importante riconoscimento. Noi abbiamo in studio il direttore della Fondazione Circo Vertigo, Paolo Stratta. Benvenuto. Grazie, grazie. Benvenuto mille. Direttore. Grazie. Allora, cominciamo da questa laurea triennale. Innanzitutto, come si diceva, come si raccontava, è un importante riconoscimento. Sì, è un importante riconoscimento che arriva nel nostro ventennale e ha un'origine, come dire, meditata, lavorata, cesellata, perché parte da 20 anni fa, proprio da quando come agenzia formativa accreditata presso la Regione Piemonte siamo stati in grado di scrivere il profilo, il percorso professionale dell'artista di circo contemporaneo, che è stato inserito nel repertorio delle professioni, prima del Piemonte e poi nell'albo nazionale delle professioni. Grazie a questo viatico ventennale, la scelta di docenti di altissimo livello, la città di Grugliasco che ha sostenuto il percorso attraverso spazi e progettualità, siamo riusciti ad arrivare, anche incontrando allievi da 40 e oltre paesi del mondo, siamo riusciti a trasformare il percorso in qualcosa di davvero strutturato che effettivamente oggi è equipollente a una laurea in DAMS, quindi una laurea triennale a tutti gli effetti. Ecco, direttore, che cosa cambia con questa laurea triennale? Che cosa si può fare? Allora, cambia un po' l'asse di rotazione terrestre, nel senso che mentre fino a oggi qualunque giovane italiano volesse laurearsi in questa materia, in queste discipline, in quest'arte, doveva viaggiare il mondo, andare a Montreal, andare a Parigi, a Berlino o nei paesi scandinavi, oggi l'Italia per la prima volta con un ritardo, diciamo un adeguamento di 30 anni, si mette al pari di altri 7 paesi del mondo. È una laurea triennale che permette di entrare nel mondo del lavoro con i requisiti a posto effettivi, oltre che i titoli, ma permette anche nel momento in cui si ha questa laurea di poter poi prendere una laurea magistrale o di fare un master, un PhD, tutta la carriera universitaria che qualunque altra professione o disciplina consentono in ambito universitario. Quindi si apre il terreno, si apre la platea ai tanti giovani italiani che appunto talenti fuggivano dall'Italia da Torino e che adesso hanno anche certamente più sostegno da parte delle famiglie in un percorso universitario. Ecco, c'è stata anche, se vogliamo, una svolta culturale.
Assolutamente, perché gradualmente, anche se sono da un lato 30, poi 20 e poi 10 anni che facciamo questo lavoro a livello professionale, la parola circo è ancora connotata con, come dire, un'estetica impolverata legata al circo tradizionale, e il diventare laurea ci permette, attraverso degli insegnamenti... Però non è così, vediamo anche le immagini bellissime e suggestive. Sì, diciamo che appunto ci fa gioco questo percorso importante anche di contaminazione con il teatro, con la danza. Devo ringraziare comunque il lavoro anche della regista e coreografa Caterina Mocchi-Sismondi, che ha portato l'esperienza del teatro danza della Paolo Grassi di Milano nelle sue creazioni, nelle creazioni della compagnia Blu 5, e che lavora con me alla creazione di questa festa che faremo in occasione dei nostri 20 anni, una coproduzione speciale all'interno della Mole Antonelliana con il Museo Nazionale del Cinema, proprio un progetto speciale, un evento sostenuto dal Ministero della Cultura. Ecco, lì avremo l'opportunità di spiegare al grande pubblico, per questa festa dei nostri 20 anni, che il circo contemporaneo è un'opera che assomiglia di più, se vogliamo, all'opera lirica che non al circo. È un'opera che vede convergere teatro, danza, musica, in questo caso cinema, e anche tecniche circensi. Allora, ritorniamo sul ventennale, come lo festeggiate? Lo festeggiamo con una sarabanda di appuntamenti, perché siamo alla 20ª edizione del nostro Festival Internazionale sul Filo del Circo a Grugliasco, dall'1 al 9 luglio. È un festival che vede una presenza straordinaria di compagnie, oltre che colleghi e amici che arrivano da tutto il mondo. Lo festeggiamo con questo evento speciale alla Mole Antonelliana dal 24 giugno al 3 luglio, tutte le sere, quindi la Mole chiude. Si sveste parzialmente, come dire, ci concede un fianco, un lato un po' inedito, assolutamente inedito, perché è la prima volta che un evento speciale viene creato in situ all'interno dei locali del Museo Nazionale del Cinema, che ringrazio infinitamente. E anche attraverso alcune altre platee a cielo aperto, come il Festival Nice Festival di Chieri, il 25-26 giugno e il 3 luglio. Quindi è davvero un palinsesto di appuntamenti straordinario, che poi prosegue anche dopo l'estate, ma credo che ne potremo riparlare. Ecco, voi avete una lunga tradizione alle spalle, dicevamo, un lavoro davvero molto importante che trasmettete anche ai bambini, perché so delle scolaresche che vi vengono a vedere. Sì, c'è un lavoro importante che è nato appunto in particolare con la città di Grugliasco, si estende su un territorio regionale più ampio anche attraverso il coinvolgimento della città di Torino e della città di Mondovì, che ha un progetto importante di sviluppo sul nostro percorso universitario. Il lavoro di inclusione sociale, il lavoro di collegamento con le scuole, il lavoro di trasferimento delle competenze è alla base della nostra identità. Cioè, stiamo creando una nuova tradizione, essendo che tra l'altro il nostro progetto è in questo momento davvero il progetto leader a livello nazionale anche per quanto riguarda la formazione degli insegnanti. Ecco, volevo arrivare anche al corpo docenti, anche se il tempo con lei sta volando. Sì, siamo anche titolari dell'unico corso riconosciuto appunto dalla Regione Piemonte per insegnanti di arti circensi, e stiamo facendo un lavoro fondamentale di trasmissione, trasferimento di saperi, perché è un'arte questa davvero particolare, rara, in cui è molto difficile riuscire a tramandare e a trasferire questi segreti, che partono dall'aspetto scientifico e si declinano attraverso la metodica dell'insegnamento, oltre che della teoria, anche della pratica della scena. Ecco, siamo purtroppo in chiusura. Come chiudiamo questo nostro incontro, Paolo Stratta? Beh, intanto, come dire, ringraziando gli spettatori che ci hanno sempre seguito in questi anni e che sono il motore delle nostre manifestazioni, rinnovando l'invito nel museo, nel simbolo della nostra città, che è la Mole Antonelliana, il 24 giugno. Noi saremo per il primo spettacolo dopo i fuochi alle 23:30. E quindi sarà davvero un piacere potervi invitare a questa sorpresa che mette insieme il cinema con le principali arti sceniche, ivi compreso il circo contemporaneo. Bene, grazie e complimenti a Paolo Stratta, direttore della Fondazione Circo Vertigo, e grazie a tutti i telespettatori di TG Piemonte.